Domenica 7 agosto alle ore 10 su tutta la costa teramana torna con la quarta edizione Remiamo Insieme contro la violenza sulle donne. L'obiettivo, come lascia intuire il nome dell'evento, è porre un freno alla violenza sulle donne, vera piaga sociale, e sensibilizzare le persone sulla gravità della violenza non solo fisiche ma anche psichiche. Contemporanea su tutta la costa teramana, da Martinsicuro a Silvi, si svolgerà una remata simbolica contro la violenza sulle donne. L'evento è giunto alla sua quarta manifestazione ed è organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo e dall'Associazione Uomini, Donne e Eroi del Mare. Nei 7 punti di partenza saranno piazzati dei gazebi, dove sarà distribuito materiale informativo del Centro Antiviolenza alla Fenice e della Casa Rifugio Casamaia, perché lo scopo di questa manifestazione è sempre lo stesso. Cioè cercare di far informare tutte le donne che in provincia di Teramo ci sono delle strutture antiviolenza valide, efficienti, gratuite e soprattutto anonime. Purtroppo ho coscienza di quello che significa subire violenza, perché le ho vissute in prima persona, e quindi ogni volta che la Commissione per opportunità organizza queste cose io sono al loro fianco, sono presente, perché se si può fare anche una minima cosa per sensibilizzare qualsiasi persona che si trova, ecco, dall'altra parte e che vede questa, sia queste interviste, sia queste manifestazioni che facciamo, sia i messaggi che mandiamo, noi abbiamo il dovere di farlo e di renderlo sempre in maniera più diffusa sul nostro territorio. Per l'occasione quest'anno sono due le testimonial all'evento, la teramana Stefania Tarquini, ingegnere spaziale che nonostante la giovane età ha ricoperto già ruoli molto rilevanti anche in collaborazione con la NASA, e la chietina Carla Angelucci, definita da molti la Top Gun italiana. Alle nuove generazioni il messaggio che io vorrei mandare è di non perdere assolutamente il coraggio, di andare sempre avanti, essere sempre determinate, avere sempre davanti i propri obiettivi e cercare di perseguirli in tutti i modi. È una cosa molto importante e fondamentale, fate un'esperienza all'estero, perché andare all'estero, imparare l'inglese, vi aprirà la mente, nuovi orizzonti, e vi darà qualcosa di nuovo da guardare e da scoprire. Per l'ambito Forze Armate, queste dal 2000 sono aperte alle donne, sono aperte in maniera indistinta per tutti i ruoli, per tutte le specialità e per tutti i livelli. Quindi provare il concorso e entrare a far parte di quello che è un mondo meraviglioso e che mi piace sempre definire non un lavoro ma una scelta di vita.